E allora, perché non suoni Happy Birthday? Ok. Suona tanti auguri, perché oggi, ragazzi, è il compleanno di Anastasia! Buoni auguri! Ma come sei già bellina questa mattina? Cosa stai mangiando? Un bacetto di dama? Allora, ragazzi, io e Vanessa dobbiamo andare a fare una commissione senza Anastasia, che non può venire. Faccio tanti auguri e Happy Birthday. Guarda, è la stessa cosa, l'importante è che ne fai prima. Una. Senti che mi metto una lucetta. Dai, comoda, la pianista si accomoda per suonarci Happy Birthday come solo lei sa fare. Ok, allora. Bravissima, un applauso alla nostra pianista. Allora, dobbiamo andare. Brava, brava. Penso che farò suonare a te tutte le canzoni anche a Natale per festeggiare ogni evento. Dobbiamo andare, tesoro, e come ho anticipato, Anastasia. Che le facciamo? Ma no, dobbiamo andare. Sì, tanti auguri. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Va bene, grazie. No, basta, dobbiamo andare. Ah, meno male. Allora, Anastasia, tu non puoi venire con noi perché non puoi. Quindi ti porto dalla nonna per qualche minuto. Va bene? Poi ti rivengo a prendere e ci prepariamo per oggi pomeriggio. Dove andiamo oggi pomeriggio? Dove andiamo? C'è macchina, pronti per andare a fare questa commissione. Ciao principessa del mio cuore, quanti anni compi oggi? 3. Sei proprio sciocca. 6. Quanti, amore? 6. Amore mio, 6. Che cuore che sei. E sei contenta di essere arrivata ai 6 anni? Sì. Allora, ti porto dalla nonna e io vado a fare questa cosina e poi ti passo a prendere di nuovo e torniamo a casa in attesa di andare a festeggiare. E poi dovevo vestire prima che facciamo ritardi. Certo, dobbiamo fare la doccia e ci mettiamo i vestitini nuovi per la festa. Siamo arrivati dalla nonna, adesso ti accompagno e ci vediamo fra poco, va bene? Hai ancora un po' di tossina oggi, sia tu che tua sorella, eh? Mi raccomando, cerca di resistere almeno fino a stasera. Siamo finalmente sole! Sole! E invece no, non c'è il sole, però fa niente. Siamo sole, amore. Andiamo all'attacco dei regali per Anastasia, ok? Ok, amore, siamo arrivati al Toys. Io sono sicura che devo prendere ad Ani almeno una nana surprise, perché gliela prendo da parte della nonna. E poi noi vediamo, ok? Belle queste bambole. Ma che meraviglia! Che bambole sono? Di Minnie. Guarda, lei sarebbe, vedi, lei è vestita da Minnie. Lei da sirenetta, vedi? Si possono togliere. Che bellini. Sì, non spogliarla, amore, adesso. Lasciala tranquilla, povera bambola. Che bella. Trilli, amore. Guarda, questo. Il set di Minnie. Lei ha ricevuto gli orecchini ieri di Minnie, perché l'adora. Ma di questa la bambola con le cuffie. Questo. Ma che meraviglia. Gliela prendiamo. Sì. Che dici? Anche questo? Adesso guardiamo bene di cosa si tratta. Ok. Ma guarda Trilli. Trilli, Topina, con gli occhiali. Allora, Vane, tra qua c'è la nana surprise da qualche parte. È qua. Ok. Non mi ricordo quale aveva scelto. Ma ce ne sono dei belli. Ma no, lei vuole questa, questa qua grande. Solo che non mi ricordo quale aveva scelto. Ma questa non è la nana surprise. Ah no, questa è la Cry Babies. Se no, la nana surprise. Ce ne sono 3. No, però lei voleva anche la Cry Babies. E adesso? Prendiamo quella lì azzurra. Perché? Ti piace quella? Ma sì. Allora, abbiamo scelto la nana surprise, falla vedere. Alaska. E stavo cercando degli accessori a parte, sì, ma ci siamo rese conto che... Però, mia mamma, qua dentro ci sono gli accessori. Invece c'è anche la bambola. Ma giusto? Dai! E allora tanto vale che non la prendiamo. Ma è possibile che non c'è una confezione solo di accessori? Mi sembra strano.
sembra molto strano. Sì. Come c'è? delle LOL ci sono solo gli accessori, anche delle barre. Ma c'è proprio la cabina. Che bello. Però costa 50 euro. Ma niente, chi se ne frega? Che cosa c'è la cabina? Col letto. No, prendiamogli questa, Vane. Questa? Sì, è piccolina la la bambola è piccolina, però tutto il resto è fighissimo. Come si chiama lei? Non lo so. Puoi anche portare fuori. Guarda, c'è lo zainetto. Quando partiamo per Roma lo può utilizzare per metterci dentro le sue cosine, anche la bambolina. Ok, abbiamo scelto, cambiamo. Lei. E come si chiama? 3 in 1. Sì. Bedroom Terrace. Bellissima con la stanzetta. Dolle. Sarà felicissima. Ah, ma è lo zainetto che si trasforma in tutto questo. Ma dai, che carino. Prendiamoglielo. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere una cosa a cui lei tiene tantissimo, che è la stanza segreta di Sophie e Louis. Andiamo. Guardate, ragazze, quante bambole. Io ne vado matta. Tu no, cos'è? Vanessa. Io comprerei. Io sono come Anastasia, comprerei solo bambole. Vero? Mi piacciono troppo. Questa è la borsetta, guarda. Che carino, e gli occhi. Che cos'è questa borsetta? È una borsetta con quello che vuoi mettere dentro. Cosa fa? Si muove, io lo prendo. Si muovono. Ma perché io comprerei di tutto? No, dai. Amore. Ma è bellissima. La vuoi? La vuoi anche tu, amore? Te la regalo. No? Io la allora, voglio. Secondo allora, secondo me è un unicorno. A me unicorno non questa piace. Cosa fa? Mi schiacci. Anche lo Kitty. No, preferisco queste con le ciglia. Ma secondo me quella unicorno. Vediamo no, questa. Non mi piace. Ma questa almeno non si vede. A lei piace l'unicorno, Ma guarda questi, sono tutti pelosi, sono pucciosi invece. Va bene. Che colore? Rosa o lilla? Rosa, rosa. Aspetta, fammi dare un'occhiata. Anche questo qui è bello. No. No? No. Questa qua rosa? Guarda questa qua lilla, che bella. Prova a schiacciare il pulsantino, vediamo la reazione. Aspetta. Faccio io. Dice miau. Miau. E questo cosa dice? Ride? No, questo. Ma no, questo dice miau. Ma chi si frega di miau? Ma dice solo miau. Fammi sentire le altre allora. No, prova di nuovo allora. No. Continua a sbattere gli occhi. No, questa è brutta allora. Quale? Ma continua anche a sbattere gli occhi. Perché le toccate. Vediamo questa. Questa. E lo è lei, poverina, che sta dormendo, svegliamola. Wow. Che capretta. Questa sembra una capretta con le orecchie da arcobaleno. Ma dici? Sì. Oppure questa. Ti piace così tanto questa, te? Sì. Questa è in pelle, questa è in tessuto. Allora, dai, questa. Questa è morbida. Dai, va bene, prendiamo quella. Grazie. Siamo venuti nel tuo mondo, allora tocca a te, dai, scegli tu. Due regalini anche per te, va bene, due. Amore? Sì, uno da parte mia e uno da parte della nonna. Come vieni? Dai. Tre. Tanto lo sai che poi la zia Claudia e i nonni ti portano il regalino anche a te. Tre. No, due. Dai tre. Che dobbiamo andare, amore, che dobbiamo prepararci per la festa. Questo non mi Allora, vediamo... No, i trucchi, Ma siamo pieni? Zitta. Come io sto zitta? Ma siamo pieni di trucchi? Fai finta che sto comprando un libro. Magari. Vedi, non sai nemmeno come si apre. Finta che sono brava, mi compro questa borsetta. No, se ti piace, guarda, se piace a te. Mi raccomando, non voglio star qua tutto il giorno. Dai. Oh, degli orecchi da dondolo. Wow. Belli. Però sono troppo pochi, cioè sono piccoli. Ma come sono piccoli? Sono bassi. Dove li vuoi, dove vuoi che ti arrivi? Guarda! Ti piacciono? Prendili. Basta. Guarda anche questo. Questo. La nuvoletta. No, vabbè, questi due. I pompon. Ma così giganti. Sei sicura? Sì. Ok. A posto per Vane. No. Cosa? No, sì, è un pensierino, mica il tuo compleanno, ciccia. Cos'è? Ma dai, il frigorifero con dentro... Non c'è nulla. Sì, che ci sono, i luci da labbra. Ho visto, non se lo tutti. Al latte, al cocco. Unghie. Questi mi dovrei comprare, no, questi. Perché? Perché queste erano bellissime, sembravano Guarda. Le tue unghie. Comunque non ne compriamo più unghie, perché tanto non le avete messe, sono sparse per tutta casa. Vediamo un po' qua. Dai, bella, guarda queste, guarda le caramelle.
Ok, queste, allora le farle di queste. Controlla bene che non siano... Farfalle! Le farfalle come il tuo nome? Ti piacciono le farfalle? Queste qua. Tanto costano un centesimo. Sì, lo dici tu. Prendi il cestino, amore, che è dietro di te. Eccoli qua. Mi ricordavo bene che la zona fosse questa. Allora, Vane, cercami la cabina segreta. Non c'è. Come non c'è? Ma c'era l'altra volta. No. Come fatta? Era la cabina, la stanza dell'armadio. Boh, non c'era. Avrei optato per questo, anche se lei voleva... Cosa fa? Che cos'è? Un cerchietto? Ma dove l'hai preso? Ma che fa? Vuoi prenderli? Li mettete alla festa oggi? Niente, tu sei ancora alla ricerca di qualcosa. Prendilo, se ti può servire per legare i capelli, prendilo. Va bene, prendine uno anche a tua sorella. Dicevo, ragazzi, che non c'è più la cabina di Sofì e c'è questo. Vanessa, io sono molto indecisa, io non gliela prendo. Magari la cerco da un'altra parte perché lei voleva quello, ok? Oddio, ma dai, ma guarda, gli orecchini di Halloween. Guarda questo, qua. A forma di ragno. Che forte, le mani. Senti, ascoltami, andiamo a cercare un altro regalino perché me ne manca uno, visto che non le prendo la cabina di Sofia, lui perché non c'è. Senti, una cosa importantissima, vieni qua. Andiamo in quel reparto lì. Dobbiamo allestire domani la taverna, quando vengono i nonni come abbiamo fatto con te. Lei se lo aspetta, poverina. Dai, andiamo a scegliere la decorazione. Aspetta che prendo il cestino. Allora, ci vuole questo, lo vedi? Questo qua. La ghirlanda che si attacca ed è lì si scrive il suo nome. Ok? O questo qua, quale preferisci? Quello con gli unicorni o questo qua? C'è scritto Happy Birthday però qui, eh? Happy Birthday. A parte che lei, secondo me, Happy Birthday. Vanessa, sono bellissimi. Hai cambiato ancora orecchini. Guarda che sono troppo forti, Fammi vedere come si chiudono dietro. Sperando solo che non ti faccia un'infezione, sono bellissimi. Mi piace. Fai vedere che non li ho visti bene. Non li vedo. Ma che forti, no? Ma tienili. Poi ho deciso di prendere anche questo, Dani, da mettere sul tavolo coi palloncini, ok? Il della scoperta e infonde ottimismo, insieme a una buona dose di altruismo e pazienza. Ok, sei contenta di questo libro? Fai vedere che libro ti sto per comprare, poi basta, perché sto spendendo più per te che per tua sorella. Il libro del tuo segno zodiacale, bilancia. Allora, Vanessa, ascoltami bene. Ultimo regalo, le Lego Friends. Scegliele tu. Lego Friends. Scegli una Lego Friends. Sì, oh, queste sono Playmobil, sono per però. Dove sono le Lego Friends? Allora, siamo arrivati davanti alle Lego Friends. Ce ne sono tantissimi. Scegliene uno più piccino, per favore, perché tuo papà gli ha regalato un sacco di Lego, anche lui. Okay, abbiamo deciso per questo perché non li avevo visti e a me piace molto di più. E c'è Emma, Nandi. Ci sono Emma, Nandi e Sebastian. Amore, andiamo a casa. Andiamo a prendere l'Ani. Siamo tornate a casa, Anastasia. Tutto bene dalla nonna? Ti do un regalino che ti ho comprato, questo serve per legare i capelli, ma hai visto che bellino, con le orecchiette da gatto? Adesso bimbe, io sto morendo di fame, mangiamo qualcosina e poi ci prepariamo per andare alla festa, va bene? Ottima scelta, mi hai fatto comprare questi hamburger buonissimi, brava! Adesso tra pochi minuti finisco di mangiare anch'io e andiamo a prepararci, sei contenta? Io non voglio più. Va bene, buon appetito anche a te. Se vuoi dopo puoi andare con papà un attimo a fare shopping. Brava amore, guardate come mangia bene Vanessa. Brava amore mio. Vuoi fare un po' di shopping con papà? Ti compro un bel vestitino per oggi se ti va. E poi ci prepariamo, ok? Amore, andiamo. Andiamo a prepararci. Un disegno. Mamma mia, che belli. Che belli, che meraviglia amore. Andiamo a prepararci che tra poco inizia la tua festa. Andiamo a scegliere prima su, da 3, 2, 1, via. Secondo me arrivo prima io. Sono un cane dalle scale. Come sali le scale tu? Attenti al gatto. Attenti al gatto. Ah, mi hai fregata, sei stata velocissima. Adesso non vedete, ci arrivo prima su nel letto, che se non cambiare perché c'è una gara che si veste per prima. Vinci tu sicuramente perché io mi vestirò per ultima. Allora andiamo su in bagno. Sì. No, ma tanto anch'io mi metto vestita, allora poi vediamo. Però dobbiamo andare prima in bagno. In bagno. Guardate come sale le scale Anastasia.
un gatto. E io... che stanchezza, ho già il fiatone. Dov'è piccina? Piccina! È sparita. Vedo un po' una macchia nera. Eccola! Dopo che sono andata a lavorare nel letto e poi la garanzia non l'hanno vista. Va bene, ma io mi devo lavare prima. Laviamoci i denti, dai! Dov'è Anastasia? Guardate Vanessa che casino, è andata a fare shopping e ha buttato tutto sul letto. Gasper, hai visto Anastasia? Perché io veramente non l'avevo... Ma cavoli, ma come fai a coprirti così bene solo con le mani? Non ti ho vista! Ci vestiamo? Siamo pronti? Sì! È tornata anche Vane, si vede che ha fatto un po' di shopping. Guardate che bella questa felpa, tutta macchiata di vernice. Una macchiata manetta. No... E quindi c'è un gran casino, ma fa niente, noi siamo abituate. Allora Anastasia, controlliamo le unghiette dei piedi, che se sono lunghe le tagliamo, così non buchiamo le calze. Non ve li voglio fare vedere quando ce le ho addosso, lo voglio far vedere adesso. Ma dai, di Minnie, ma sono bellissimi! E li vuoi indossare oggi per caso? Sì, sì. Chi l'avrebbe mai detto? Andiamo a vestirci e andiamo a lavarci dentro. Esatto. Che scarpe hai sulle mie ciabatte? Pronte? Sei pronta per una super festa, amore? Eh? Sei felice? Lo sai che oggi rivedrai tutti i tuoi amici della materna che non vedevi da tanto tempo? Hanno tutti accettato di venire alla tua festa, ti vogliono tutti un gran bene. Andiamo! Siamo arrivati! Sei contenta? Abbiamo già incontrato due gemellini che non vedevamo da tempo e qua c'è con noi il tuo compagno, il Tommy, eh? Adesso mettiamo le calze antiscivolo e andiamo subito a giocare. Ma non sei curiosa di vedere il tavolo? Sì. Ani? È arrivata Amelia, amore! Ciao Amelia! Come stai? Bene? Sei contenta che è arrivata Amelia? Ani? Buon appetito, bimbe! Ciao Viola, ben arrivata anche a te! Alice, amore! Ani? Ani? Cosa sono questi? Panini alla Nutella? Sì? Come procede? Tutto bene? Sei contenta? Ci siete tutti? Ani? Anastasia? Dobbiamo andare a fare le bolle! Chiama i bimbi! Vieni amore. Grazie. E dove sono? Bello amore. Ma l'abbiamo anche noi. Ma
Anch'io c'è una parola diversa. È bellissimo. Ok, mettiamoli qui così poi andiamo avanti. Dai. Riesci? Wow. Federico. Bella. Bella amore. Che bello. Grazie. Di grazie a tutti. Grazie. Prego. Adesso ci penso io. Siamo tornati a casa, amore, festa finita. Ti sei divertita? Dopo ad aprire delle barbie. Ma quanto ti sei divertita, amore? Tanto. Hai rivisto i tuoi compagni, quelli della materna, dell'asilo, che non vedevi da un po', che non vedevi da tanto. Sono venuti tutti, siamo tutti felici. Adesso hai tanta fame, ti stai mangiando uno snack e ci vediamo al prossimo video, allora. Allora, ragazzi, il video finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate il pollice in su, ciao!